Costanza ed acume tattico hanno consegnato ad Antonello Barretta dell'Atletica Visnova Salerno il successo nella terza edizione di Action Atena in Corsa, manifestazione podistica su strada organizzata dall'ASD Polisportiva Atena Lucana in collaborazione con la sezione provinciale del Centro Nazionale Sportivo Libertas, che si è svolta nel pomeriggio di sabato ad Atena Lucana. Guadagnata la testa della corsa fin dalla metà del primo giro, il percorso di gara si articolava in 5 tornate, ciascuna delle quali misurava 1600 metri. Barretta ha sgretolato la resistenza degli avversari, eccezion fatta per il giovane Alessandro Rescigno dell'Atletica Isaura Valle dell'Irno, che ha duellato con il 43enne salernitano fino alla conclusione del terzo giro, quando Barretta ha preso in pugno la gara con un allungo secco e deciso. Alle spalle di Rescigno, che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 51 secondi dal corridore della Visnova, Luciano Rizzo del Club Atletico Lauria e Leonardo Di Vito dell'Atletica Camaldolese. Quinta piazza per un competitivo Giorgio D'Onofrio della Podistica Valle Caudina, seguita da Bruno Cimino dell'Atletica Camaldolese, Riccardo Volpe della Metal Fair Runner Polla e da Alessandro Bulzomì, che al pari di Di Vito e Cimino ha contribuito al successo della società della Valle del Sele nella classifica a squadre. Riconferma in campo femminile per Maria Rosaria Martino della Sedas Lauria. La podista lucana ha preceduto Sara Cetrangolo della Podistica San Giovannese, vincitrice pochi giorni fa del circuito Cilento di Corsa, e Daniela Calicchio della Metal Fair Runner Polla. Nella competizione riservata agli atleti locali non tesserati per le società FIDAL, la vittoria è andata a Ciro Langone. Motivata dal sostanziale consolidamento del numero dei partecipanti e dal livello qualitativo dell'evento, la SD Polisportiva Atena Lucana intende gettare le basi per la costruzione di un rapporto di collaborazione con le altre società del Vallo di Diano, improntato al potenziamento del calendario delle manifestazioni podistiche e alla crescita di una virtuosa cultura dello sport.